Buona giornata! Ci sono solo due modi per vivere la tua vita. Senti che cosa dice Albert Einstein. Ci sono solo due modi per vivere la tua vita. Uno è come se nulla fosse un miracolo. L'altro è come se tutto fosse un miracolo. Albert Einstein. Oh, questa frase è bellissima. Bellissima e stratosferica. Ci dice che uno è come se nulla fosse un miracolo. Quindi anche se ti succede la più grande, infinita gioia del mondo, a me che vuoi che sia, è successo, poteva non succedere, che vuoi che sia. L'altro invece, che è quello che va in direzione della tua felicità e della tua pace, è quello di vivere tutto come se fosse un miracolo. Tutto, sì, tutto, perché alla fine la vita stessa è un miracolo e qualsiasi cosa bella ti accada, o anche, questo è più difficile, ma anche non proprio bella, perché è funzionale al raggiungimento di una cosa più bella, sì. È funzionale al raggiungimento di una cosa più bella. Pensaci, pensa nella tua vita se effettivamente alcune cose che sono capitate, che tu reputavi non proprio belle, poi sono state utili per il raggiungimento di una cosa che poi ti ha fatto dire: ah, oh, che bello! Che bello, grazie Dio di avermi dato quella sfiga, quella cosa difficile, quella cosa che mi ha messo un po' in fibrillazione, ma che mi è servita per raggiungere questa cosa. Oh, mi raccomando, stai sempre in ascolto, abbi un atteggiamento mindfulness, consapevole, ma più che consapevole, mindfulness è di ascolto, proprio di ascolto di ogni singolo dettaglio della realtà. Partirà a breve un ciclo di video su mindfulness per principianti, il libro cardine della mindfulness scritto dall'inventore della mindfulness, Jon Kabat-Zinn. Quindi oggi stai in ascolto dei miracoli che stanno per avvenire. Daniele Paci per Felicità e Pace. Om Shanti Shanti Shanti. Buona giornata.